Ma buonasera a tutti, amici videospettatori, e benvenuti in un nuovo capitolo del Terra Leak, che è stato volutamente nominato 1.5 perché torneremo a parlare di Gen 10, che è stato uno degli argomenti, se non l'argomento più importante della prima live. Aspettavamo da un po' una certa informazione e l'abbiamo trovata. Quindi un po' una serie di idee, concept, teorie, speculazioni si sono cominciate a chiudere tutte insieme. Alcuni argomenti trattati sono finiti per fare il giro del mondo. Io credo proprio che stasera andrà allo stesso modo, perché parleremo dei nomi dei giochi Pokémon di decima generazione, che io credo di aver individuato con una buona dose di certezza. Io da giorni ho un pallino con il quale ho torturato la task force, nel senso che dico, raga, secondo me dobbiamo aspettare l'uscita di questo specifico dato perché è fondamentale per questa speculazione. Quindi vi prego, sciogliete i cani, fategli fiutare questa cosa ovunque sia, perché se la troviamo io ho un'idea. Sono passati tanti giorni da questa richiesta e stamattina mi sveglio con un file mandato dal nostro Revolver Ocelot. L'hai trovata? Anzi, l'ho trovata ed è come pensavi. Da lì ho cominciato con quel discottico esattamente a costruire questo percorso che era già qui da una settimana. Aspettavo solo di sapere questa roba. E arriveremo a una conclusione che non è al 100% corretta. Ciononostante, esiste anche quel 99,9% di possibilità che tutto torni, in quanto il dipinto che uscirà fuori alla fine di stasera o è una incredibile convergenza di coincidenze o non lo è? Terra Leak, decima gen, parte 2. Abbiamo parlato della decima generazione di Pokémon all'interno della primissima diretta del Terra Leak e voglio tornare a riassumere più o meno quello che abbiamo scoperto attraverso un lavoro comparativo tra più riunioni interne dell'allora nominato Project Verne, che non è altro che Pokémon Horizons nel suo nome in codice. Questa live non può essere sostitutiva della prima, è il motivo per il quale si chiama capitolo 1.5 e non un'altra volta. Quindi, se non avete visto la prima live, purtroppo alcuni elementi di stasera dovrete prenderli per buoni, dovrete fidarvi del fatto che ci siamo già passati, però ecco, solo per la durata della live, perché poi potete, finita la live, tornare indietro, andare sul canale di caricamento oppure sulla cantina di Sidonia se ne volete una versione riassunta e capire perché siamo arrivati a queste conclusioni. La decima generazione, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, ha un nome in codice garantito al limone, che è Project Gaia. Potrebbe non voler dire niente se è vero come è vero che Delphis è il nome in codice di Diamante e Perla Remake, potrebbe anche voler dire qualcosa, visto che alcuni nomi in codice, come Nigi e per certi versi come Titan, sono invece collegati in maniera più o meno forte con le tematiche o i significati che rappresenta un certo software. Il punto non è Gaia in sé, ma il fatto che attraverso alcune discussioni operate da Game Freak nei riguardi di OLM, l'azienda produttrice dell'anime, abbiamo scoperto che ci sono alcuni elementi fondanti della decima gen che almeno nel 2022 venivano così elencati. Un viaggio fra isole distanti, che potrebbero essere distanti anche da un punto di vista culturale. Sembra poi che l'arcipelago esista grazie al potere speciale di uno o più Pokémon. Sappiamo solo questo, quindi potrebbe essere il terzo leggendario che lo fa, il terzo leggendario che distrugge l'isola e gli altri due invece la tengono in piedi. Potrebbero essere davvero mille storie, purtroppo con le informazioni che abbiamo non ci è dato fare il passo più lungo. Inoltre, sembra che anche l'environment abbia questa caratteristica, ovvero anche l'environment appare come appare per via del fatto che alcuni Pokémon vi risiedono all'interno. In ultimo, sappiamo che non contiene un continente sprofondato, non è un continente sprofondato, perché Game Freak, nelle discussioni che ha con Holm, dice: basta che non mi fate un arcipelago, basta che non mi fate un viaggio fra delle isole e poi potete fare il cazzo che vi pare, anche fare in modo che Raqua sia un paradiso sprofondato in mezzo al mare. Da qui direi di andare avanti. L'altra volta,
abbiamo avuto, giustamente, tra le slide anche la comparsa di questi due bei nomi, che sono Gaia Key Test e Gaia N Test, ovvero le due build che sono state caricate nei server, in realtà in un account Nintendo appartenente alla persona il cui account è stato per primo violato dal breacher. Sono build di test per vedere se il gioco si avvia e come funziona, paragonabili alle tante beta che stiamo vedendo in giro liccare per altre generazioni. La lista ci porta anche infatti ad altri eseguibili, se così li vogliamo chiamare, Beluga PT e Beluga ET, non il nome di un extraterrestre, ma il nome delle build di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee in versione cinese. Ovviamente Beluga è il nome in codice di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, la P sta per Pikachu, la E sta per Eevee. Ovviamente vedendo la K e la N e soprattutto vedendo nella lista la E e la P, che sono effettivamente parte forse fondamentale del titolo di Let's Go Pikachu e Eevee, le persone su internet hanno giustamente pensato: stop the works, KN saranno mica le iniziali dei nuovi giochi Pokémon? E sono arrivate su internet varie teorie. Le due identiche teorie che per me sono state coniate indipendentemente, anche se poi utente 1 Cinderquill accuserà utente 2 Stone Law di averlo copiato / copiata, sono: K sta per case e N sta per Nami, ovvero K sta per vento in giapponese ed N sta per onda in giapponese. Kase e Nami sono due sostantivi che effettivamente si associano a K e N, sono anche carini, soprattutto se pensiamo all'arcipelago, soprattutto se pensiamo alle isole, al viaggio al mare, no? Magari questo viaggio marittimo, quindi il vento che soffia sulla vela della nave mentre cavalchi il mare e le onde per andare tra un'isola e l'altra, quindi ci super sta. Però, ripeto, gli possiamo fare così a questi due ragazzi, digli belle palle, rotonde, ottimo cazzo, tuttavia potrebbe essere anche Caserta e Napoli, Caserta con la K ovviamente, nome storico e greco. Finita la live che abbiamo fatto l'altra volta, mi sono detto, oh, non lasciamola andare però questa cosa. Diamo un attimo un occhio a quello che succede nelle build, se mai uscirà fuori, quindi nel modus operandi di Game Freak dall'era dei tempi a oggi. Questi sono i quattro possibili esiti di questa analisi. Sono due lettere a caso, sono due lettere che hanno senso ma non sono relative ai titoli, sono due lettere iniziali di nomi in lingua inglese, sono due lettere iniziali di nomi in lingua giapponese. L'unico modo che abbiamo per realizzare una speculazione degna di questo nome è basarci sui precedenti. Quindi c'è una fallacia di base? Assolutamente sì, potrebbero aver deciso da Gaia di avere delle regole totalmente pazze e nuove. E quindi tutto il discorso che faremo buttato nel cesso, perché Game Freak dopo 10 volte che fa la stessa cosa, fa la undicesima, diversa, opposta. Noi non possiamo fare altro che basarci sui precedenti, perché spesso ci guidano verso la verità. Qualche giorno fa è leakato tutto il GitHub della storia di Game Freak da quando è passata a GitHub, che più o meno coincide con l'inizio dei lavori in 3D. Cominciamo da Pokémon X e Y, nome in codice Kujira. Ne abbiamo già parlato nella live che abbiamo dedicato alla sesta gen. In un file che potete immaginare come il listone dei progetti di Game Freak, abbiamo l'inserimento nel 2012 di Pokémon X e Pokémon Y nel modo in cui vedete di sopra. 3DS Kujira X e 3DS Kujira Y. Dopo addirittura, essendo che questi titoli hanno una sola lettera dentro il titolo, Kujira diventa solo il nome della cartella di lavoro di X e Y, ma i singoli file legati ai giochi addirittura cominciano direttamente a chiamarsi X e Y in vari modi. Come vedete c'è un setup X con la data del commit di turno, oppure addirittura X prima la data, poi boh, fuck my life, al contrario, non so che cazzo c'è scritto, FMK, e poi X, trattino basso, revisione, XYZ.
scelta infelice da parte mia, direi XYZ, numeri a caso. Andiamo avanti. Come li co già ai tempi del data mine della Pokebanca, quindi pensate quanto cazzo torniamo indietro nel tempo, c'erano altri due slot, Kalos Reserve numero 3 e Kalos Reserve numero 4, quindi addirittura inizialmente ci sono due slot per un'eventuale coppia di sequel di Pokémon X e Pokémon Y. Dopodiché, come vedete, il 26 aprile 2013 compare la versione Z, però non c'è neanche un nome in codice, perché il progetto evidentemente è stato blastato in fase di preproduzione. Dopodiché abbiamo Horas, codename Sango. Come potete vedere, già qui cominciamo a avvicinarci a qualcosa che abbiamo cominciato a subodorare in tempi più recenti. Release, probabilmente la prima R sta per questo perché c'è in tutte e due. Sango, R, Ruby, Release, Sango, S, Sapphire. Sono utilizzate le iniziali RS, che tecnicamente sono anche le iniziali del nome in giapponese, ma il nome in giapponese deriva da quello inglese e quindi rasoio di Occam, RS sono Ruby e Sapphire. Altro shift temporale. Questo mi ha sorpreso, figlioli. Pokémon Sole e Luna, nome in codice Niji. Nome in codice, non lo so, per i loro parenti, per le telecamere, perché all'interno dei file del server loro scrivono già nel file listone di tutti i progetti 3DS Sun e 3DS Moon. Non abbiamo neanche trovato un file che si chiamasse Niji M e Niji S. Quindi qua arriviamo al nome completo e aggiungo, il nome intero è inglese. Quindi se mai avessimo un dubbio sul valore di RS come Ruby e Sapphire e non Ruby e Sapphire in inglese, beh, direi che più o meno questo ce lo scalza. Pokémon Usum, codename Momiji. Version trattino basso Alola trattino basso Reserve, proprio come aveva scritto Kalos con la C, Reserve 3 e Reserve 4. Poi Momiji Sun e Momiji Moon, Sun 2 e Moon 2, Release trattino basso Moon 2, Release trattino basso Sun 2. Dunque a un certo punto, un po' come è successo con X e Y, sparisce il nome in codice, rimangono Sun 2 e Moon 2. Di nuovo siamo con un nome inglese, di nuovo siamo con un nome intero. Terminiamo questi 5 anni di time skip nei quali sicuramente sto rievocando vecchi ricordi per voi con Let's Go Pikachu e Eevee, che oggi troviamo come Beluga-P e Beluga-E. Ma pensate un po', All-in prima si chiamavano Beluga-Basso Eevee e Beluga-Basso Pikachu. Eccoci qua. Le build quindi appaiono a volte con l'intero nome in inglese, altrimenti c'è una lettera iniziale, ma sempre in inglese. Arriviamo alla domanda intelligentissima per me. Ma scusa, per Sword e Shield, nome in codice Orion, come l'hanno risolta? Hanno messo il nome intero come Niji? Hanno messo un nome parziale tipo Swoosh? È Orion Sword, Orion Shield. Tant'è vero che anche l'NSP compilato di GigaLeak aveva develop data trattino basso Sword. Come dite? Perché mi parlate di K e T? C'è K e T all'inizio. Nel 2018 c'è stato il GigaLeak. Poi arriverà nel 2020 il vero grande drop a opera di Zamis Clark. Ma già nel 2018, come ricorderete, Zamis Clark pubblica Oro e Argento Beta. E verrà fuori anche la build di prima, Beta di Scudo e di Spada. Però il GigaLeak davvero inizia a maggio 2018. Il 31 maggio 2018. E 20 giorni dopo, dopo un po' di tempo che Game Freak scrive nome in codice trattino basso nome intero del gioco Pokémon in inglese, o addirittura nome intero e basta del gioco in inglese, fa questo. Commento dello sviluppatore. Attenzione, cambiare Sword in K e Shield in T. Perché c'è stato il GigaLeak? Perché sono spaventati? Perché dopo 5 anni che pubblicano nei loro server i titoli interi dei giochi, a un certo punto dicono aspetta, e se succede anche a noi? Quindi si torna a delle iniziali, e le iniziali non possono essere Orion-S e Orion-S.
Non possono neanche essere swoosh perché rivelerebbero troppo. È evidente, avvenendo 20 giorni dopo il giga leak, che questa cosa venga fatta per evitare che possano uscire fuori i nomi di robe ancora non trademarkate. Però perché K&T? Perché K in giapponese è la lettera per cui inizia Ken, spada, e T è la lettera per cui inizia Tate, scudo. Continuiamo a tracciare un pattern. Pokémon BDSP, codename Delphis. Game Freak rimane fedele all'idea di non scrivere più i nomi per intero, perché non si può fare. E allora si fa S e B. Delphis B, Brilliant. Delphis S, Shining Pearl. Mi sembra naturale. Perché? Perché rispetto a spada e scudo, le iniziali non sono le stesse. E quindi una lettera basta per andare a designare con l'iniziale inglese, come avevano fatto un tempo, salvo poi lasciarsi andare e mettere i nomi per intero, le build dei giochi Pokémon che stavano sviluppando. Hayabusa, idem con patate. Leggende Pokémon Arceus ha un nome in codice, Hayabusa, ne parleremo anche all'interno del video analisi di tutta la lore di quarta gen, per dei motivi che non vi sto a spiegare. Hayabusa ha una lettera accanto, L, non l'intero nome Legends Arceus o Legends Pokémon Arceus. E la lettera L utilizzata, peraltro, sta sicuramente per Legend, che tra l'altro è qualcosa di presente sia all'interno del titolo inglese sia all'interno del titolo giapponese. Qui, signori, abbiamo il nostro brutto anatroccolo. Questo intero flusso cognitivo avrà un incidente di percorso. Quell'incidente di percorso si chiama Scarlatto e Violetto, non Ikkaku. Ikkaku ci sta. Scarlatto e Violetto hanno il nome in codice Titan. Eppure non si chiamano Titan S e Titan V, ma si chiamano Titan A e Titan B. Ovvero due lettere a caso, confermando il nostro sospetto vecchio ormai 2 anni. Cioè che i nomi in codice siano Titan A e Titan B per via di come i paradossi sono segnati nel codice Donphan A e Donphan B. Quindi, quel chiamare i paradossi nome originale A, nome originale B, è dovuto al fatto che Titan A e Titan B si chiamano così. Ora, perché lo abbiano fatto, non lo sappiamo. Possiamo andare a fare le conspiracy theory. Akai perché è rosso come Scarlatto e B, Baioretto. Before, after, rasoio di Occam, Titan A e Titan B vengono chiamati così per ermetismo e null'altro. Vengono chiamati così perché vogliono ulteriormente stare safe. Oppure perché in quel momento non avevano ancora deciso che titoli avrebbero avuto. Vi aggiungo che Titan al momento è anche l'unica coppia dei titoli per la quale oggi, 23 ottobre, non abbiamo ancora la repo. Quindi questo è il nome che troviamo nel listone che vi ho menzionato più volte di tutti quanti i progetti di Game Freak. Ma non possiamo ad oggi singolarmente vedere la storia degli eventuali cambi di nome di Titan. A questo punto arriviamo alle possibili strade percorribili. KN sono due lettere casuali. Per carità, è una strada percorribile seguendo i precedenti, soprattutto perché cronologicamente è l'ultimo gioco che è uscito, Titan, ma non ne conosciamo ancora la storia completa e soprattutto, se anche fosse, ammettiamo che lo sia, è un solo progetto. Punto numero 2. KN sono due lettere non casuali, non relative però ai titoli di gioco. Nessun progetto, questa la possiamo scartare. Terzo punto. KN sono due iniziali di nomi in lingua inglese. È possibile. Tutti i progetti, tranne Orion, hanno l'iniziale in lingua inglese. Ultima strada, sono due iniziali di nomi in lingua giapponese. È una strada possibile solo per Orion, poiché le iniziali sarebbero coincise fra loro. Evolviamo queste possibilità e arriviamo alle mie valutazioni. Se sono casuali, perché non scegliere A e B di nuovo? Perché scegliere KN? Certo, sono relativamente vicine sulla tastiera, ma non mi sembrano proprio le lettere capaci di comunicare random 1 e random 2. E allora arriviamo alla Q.
conclusione mi permetto di dire psicologica più che logica. Tornano a scrivere qualcosa che ha senso perché si sono ammorbiditi. Sono passati tanti anni dal Gigaleak e quindi Game Freak dice: vabbè, dai, questi come li chiamiamo? E chiamiamoli KN. Vorranno dire qualcosa, ma tanto dai, è successo 6 anni fa. Possibilità 2, l'abbiamo già scartata. Punto numero 3, KN, sono due iniziali, sì, di nomi, ma in inglese. Proprio come tutti i progetti tranne Orion. È una strada percorribile, sarebbero due nomi inglesi differenti, quindi K e N, devono essere contrari o complementari secondo lo stilema Pokémon. Bianco, nero, contrari, spada e scudo, complementari, quindi la spada e lo scudo del guerriero. KN sono due iniziali di nomi in lingua giapponese. Sì, è percorribile, ma solo se troviamo due nomi che in inglese iniziano con la stessa lettera e che sono contrari o complementari secondo lo stilema di Pokémon. Ma quali siano le eventuali parole inglesi con la stessa iniziale identica fra loro, che hanno una parola giapponese che è esattamente la K e esattamente la N e che oggi possiamo individuare forti di aver scoperto Orion T, Orion K e l'intera nomenclatura delle beta dal 2013 al 2024? Già lo sapete, abbiamo uroborato. Siamo tornati dove è stato l'internet una settimana fa, ma adesso con un senso. Pokémon Wind e Pokémon Wave o è un assurdo caso, e non sono finiti qui i casi, o è totalmente capace di sottostare a qualunque cosa abbiamo visto finora. Sono due complementari, stanno bene con il concetto dell'isola, dell'arcipelago, del viaggio in mare e del vento, iniziano con la K e con la N in giapponese, possono farlo dal momento in cui abbiamo scoperto che Game Freak, se ha due nomi in codice che in inglese iniziano, anzi due titoli che in inglese iniziano con la stessa lettera, è costretta a inserire la prima lettera del romaji della loro parola in giapponese. Inoltre, rispettano persino la regola del numero di sillabe simili di una coppia di titoli Pokémon dell'era Worldwide. Pokémon X e Pokémon Y, singola lettera. Sun, Moon, Sa-n, Mu-n, Sword, Shield, Scaretto, Baioretto. Baioretto è l'unico più lungo di una sillaba. Ma dal 2013 hanno quasi sempre utilizzato nomi le cui parole, cioè le cui lettere e sillabe sono simili, anche direi, lasciate perdere la questione fonetica, graficamente se fai così sono equilibrati, sono omologhi, non hai uno scorreggione gigante e poi una robetta piccina in questo modo. Pokémon Wind e Wave stanno bene così un po' dappertutto. Wave, Wind, Wevu, Window, Vagre, Von, non so come cazzo si pronunci. Onda, vento, velle, wind, ola, viento. Oppure, perché ricordatevi che è sempre una cosa percorribile, KN come due parole inglesi e basta, ma devono essere due parole inglesi che seguono questa regola, che hanno senso con un contesto isolano, che sono contrari o complementari, che in tutte le lingue più o meno tornano bene a livello sillabico. Se riuscite a trovarlo, complimenti! Abbiamo un altro candidato. Al momento ci abbiamo girato attorno tanto, abbiamo solo lui. Abbiamo finito con le coincidenze, no? No. Quando Stone Claw ha scritto Kase e Nami, Q ha risposto: amo questa teoria. E lì per lì ho pensato: vabbè, è sincero per una volta. Tanto è una roba talmente tanto lontana e inspeculabile che Q stavolta non vuole attenzione. Però Wind e Wave tornano coi precedenti di Game Freak, con le regole del logo perfetto, con le regole della pronunciabilità perfetta, con le regole delle sillabe. Sono adatti alle isole. E allora, come vi ho detto, benché tutto questo possa essere un'enorme coincidenza, io qui non vedo più un Q carino, coccoloso, che per una volta commenta una teoria, perché non lo fa mai, e questo lo metto nero su bianco, non lo fa mai! Dice solo risposta giusta o risposta sbagliata, ma non questo. Qui scrive Love This Theory. Io ho creduto a un Q che fa il gentile e dice: oh, bella idea, fra,
Non ci credo più. Io credo che qui Q, che conosce i titoli dei giochi, stia seminando il momento in cui tornerà da noi il 27 febbraio 2026 a fare... Lo sapevo già io, coglionazzi. Ora, gran finale? Che cos'è questo? In Spade e Scudo è presente una carta da parati che non ha su scritto scarlatto e violetto. Però ci sono l'arancia e l'uva e sono un evidente teaser a scarlatto e violetto che però, come sempre, puoi capire solo dopo. Se esistesse una bella immagine posizionata magari anche in un punto particolarmente sfigato, come la carta da parati d'un albergo in un angolo inaccessibile, che avesse ben evidente da una parte magari del vento che alza dell'erba, no? E la fa andare in giro, e dall'altra parte un bel mare, però non mare fermo, un mare con la schiuma, porca miseria, ci saremmo, no? Una bella immagine vogliamo noi, sfigata, che si vede, ma allo stesso tempo non troppo bene, tipo questa. La volete in HD, scusatemi? Tipo questa. L'abbiamo anche detto nella live di merda del teaser. Pokémon collina e Pokémon mare è nella bacheca del DLC 2. Magari è tutto un grande confirmation bias. E quindi, no, non si chiamano Wave and Wind, non si chiamano Kaze e Nami, perché qui abbiamo il cazzo di vento. Abbiamo il dettaglio di questa cazzo di erba che viene sradicata dal vento, l'albero che è leggermente flesso, il mare con la schiumina nel mezzo. Può essere casuale, assolutamente, certo. Però allora, perdonatemi, deve essere casuale che c'è un'immagine che potrebbe essere un teaser con le onde e con il vento. Che Wind and Waves, secondo Q, sono un'ottima teoria. Che Wind and Wave hanno lo stesso numero di sillabe praticamente in tutte le lingue del Multi 8. Che sono coerenti con i loghi di Pokémon dal 2013 a oggi in termini di struttura e di sillabi. Che sono coerenti con un contesto isolano e di arcipelago. Che sono coerenti tra di loro, perché Wind e Wave sono complementari tipici del mondo Pokémon, che sono una coincidenza nell'essere coerenti con l'inizio K e N in giapponese, utilizzato perché è solo una coincidenza che Wind e Wave in inglese iniziano con la W, come è successo per Orion, Spada e Scudo, che sono diventati internamente K e T. E allora io qui vi dico, il One Piece esiste. È là fuori, cercatelo. La mia risposta è questa. Non sono Wind and Wave, sono qualche altra cosa? I dati ce li avete. Giocate al gioco. Sapete come Game Freak si è comportata negli ultimi anni. Trovate qualcosa di coerente? Scrivetelo nei commenti di YouTube quando verrà ricaricata questa live. Salteremo sulla vostra barca se ci dovesse convincere di più di Wind and Wave. Se siete convinti di Wind and Wave, sbizzarritevi ancora di più. Un leggendario dei venti che separa le isole, ma un leggendario delle acque che continua a farlo galleggiare? Non c'entrano niente con i leggendari? Divertitevi. Arriviamo al debriefing vero. No, non potrebbero fregargli i nomi. Da un punto di vista tecnico, se tu compri il dominio pokemonwave.com, pokemonwind.com, c'è Pokémon dentro e loro possono citofonarti e dirti: c'è Pokémon dentro, mi serve, arrivederci. È già successo per esempio con PokémonLegends.com, che era il sito di un fangame MMO su un forum, mi pare, ed è stato smantellato un mese dopo. Ora, ho già cercato se sono registrati Pokémon Wind e Pokémon Wave. PokémonWind.com è stato effettivamente registrato nel 2018 e posseduto da una persona brasiliana che ora sviluppa videogiochi. Era un fangame, un fansite Pokémon che poi è caduto nell'ombra dopo il 2010, ma ha continuato a rinnovare e a passare di proprietà a questo dominio. Quindi se abbiamo ragione, a un certo punto purtroppo gli busserà alla porta di Pokémon Company e gli dirà: zii,
mi serve. Pokémon Wave non è ancora registrato, ma non potete ovviamente farci niente, perché anche se lo registrate, poi The Pokémon Company se lo può riprendere in maniera abbastanza semplice. Raga, io credo che Wind e Wave siano i due nomi dei titoli Pokémon futuri. O che almeno lo siano adesso. Il tempo mi darà ragione o mi darà torto. Per me ci sarà un prima e un dopo questa live, e quindi mi aspetto al 3000% che poi questa roba torni sul web domani, se non lo sta già facendo adesso. Ci si becca, guys. Prossima live su Terra League? Boh, spero mai. No, scherzi a parte, spero più in là possibile, perché voglio dedicarmi al video. Però dipende tutto da quello che esce nei prossimi giorni. L'abbraccio, buonanotte, ci si doma.